A tutti musica, a tutti musica, a tutti musica la taranda. Di musica io cor, di musica io cor, di musica io cor la taranda. La fiati ruba fa su male vento. Prega e soffre nell'orto di giudizio. Io sono, ci sono io. Quando ti dico. E vediamo. No, Signore, insegnaci a pregare. Nell'angoscia che si presenta, Signore, insegnaci a pregare. Quando sembra inutile pregare, Signore, insegnaci a pregare. Per accogliere la volontà del Padre. Queste sono le immagini che arrivano dal corso Cavour, insomma dal circuito che compie la Via Crucis, le barette, una processione storica messinese. Abbiamo intitolato questa puntata La Via Crucis della sanità messinese, perché c'è un certo collegamento, così per come è ridotta in questo momento la sanità messinese, non ci resta che pregare. Pensate, 80 esuberi all'ospedale Papardo rispetto alla pianta organica presentata nel 2016. Questo emerge dai primi conteggi effettuati dai vertici dell'azienda, altro che concorsi. Si tratta di 60 infermieri e 20 medici. 60 infermieri rispetto alla pianta organica, quindi nessuno andrà via, ma a quanto pare 20 medici dovranno fare i bagagli. Al Policlinico invece sorge un comitato per il pronto soccorso pediatrico che in realtà nei fatti, secondo i maligni e i ben informati, difende solo un primariato. La sanità messinese resta in grande fermento, l'ospedale di Barcellona perde il pronto soccorso, altri reparti in altri ospedali. La nuova rete ospedaliera approvata dalla Regione è in corso di pubblicazione, anzi pubblicata questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale, lascia sul campo morti e feriti. Intanto il deputato dei DR, Giuseppe Picciolo, che abbiamo qui questa sera, il sindaco Renato Accorinti, i vertici dell'ASP che abbiamo qui questa sera, a Roma strappano una promessa a Faraone, sottosegretario alla sanità, promessa che per la verità sino a questo momento non è stata mantenuta, perché sulla Gazzetta Ufficiale quella pianta organica che fa Italia 118 è stata mantenuta. Però Faraone oggi ha detto delle cose importanti, ha detto mica dobbiamo cambiare la carta costituzionale, c'è tempo. Quindi, cosa si voglia aspettare non lo so. Visto che per quanto abbiamo sentito all'ordine dei medici, ci sono i medici del 118 in rivolta, ma anche tutti gli altri medici, se le cose resteranno così,
c'è poco da stare allegri ed è in pericolo la salute di tutti noi messinesi. Noi abbiamo qui questa sera, ha fatto un intervento lucidissimo all'Ordine dei Medici, Rossella Musolino, buonasera, grazie di essere con noi. Lei è la responsabile della Stroke Unit del Policlinico, mi parlano un gran bene sia di questa unità che della professoressa Musolino. Ci vuole spiegare cosa succede? Proprio brevemente, poi andremo nel dettaglio. Senza le ambulanze con il medico a bordo, cosa succede? Se arriva un'ambulanza, che ne so, a Castanea, a Massa, San Giorgio, trova un paziente con in corso un ictus e non c'è un medico per fare una diagnosi, cosa può succedere? Intanto grazie dell'invito, glielo spiego subito. La presenza del medico a bordo implica l'applicazione di una procedura che è già codificata e che è già attiva nel territorio da 3 anni, che prevede che il paziente con sospetto ictus, nel momento in cui il medico, la centrale operativa, manda a domicilio del paziente un medico, il medico conferma il sospetto ictus e allerta l'ospedale hub, che è il policlinico, e la stroke unit. E lo porta al pronto soccorso, perché lo porta al policlinico, perché al policlinico, che è un centro di secondo livello, il paziente può ricevere e riceverà e ricevono le cure adeguate. Non applicare questo protocollo significa che l'ambulanza senza medico a bordo si deve fermare all'ospedale più vicino, che è la vecchia, diciamo, la vecchia regola, che è un po' ormai anacronistica, perché per le reti tempo dipendenti, che sono essenzialmente 3, stroke, ictus, infarto del miocardio e trauma, questo è importante perché significa superare, bypassare l'ospedale più vicino. Che cosa può succedere, professoressa? Può succedere che il paziente, se non viene portato nell'ospedale sbagliato. Nell'ospedale sbagliato, glielo dico subito, succede che il paziente passa il tempo, che è il nostro nemico principale, il nostro, cioè, certo, dei neurologi della stroke, passa il tempo, e nel momento in cui passa il tempo si supera quella finestra terapeutica che consente di intervenire. Ma intervenire significa non solo ridurre la mortalità e salvare la vita, significa evitare la disabilità. Quindi qui parliamo di pazienti, io oggi ho dimesso una paziente di 77 anni che veniva da Gioiosa Marea, lei ha fatto l'esempio di Castanea, sì. Io le dico che la rete in provincia di Messina, il direttore Sirna lo sa bene, come lo sanno anche gli operatori del 118, lo sanno ormai la cittadinanza, funziona bene, perché i pazienti arrivano anche dalla provincia. Io ho detto all'Ordine dei Medici, e lo ribadisco qui, che nel 2016 abbiamo trattato con le terapie, che poi, se lei mi darà il tempo, certo, spiegherò più tardi, certo, abbiamo trattato il 60% di pazienti provenienti da fuori città. E fuori città significa Sant'Agata, significa Taormina, significa anche è l'unica stroke unit in Sicilia? No. È l'unica stroke unit in provincia di Messina. E quindi abbiamo potuto applicare il modello della centralizzazione. Mi lasci finire questa, certo, cosa, che è molto importante. Certo. Oggi abbiamo dimesso questa paziente, e lo dico per i non addetti ai lavori, di 77 anni, che è stata ricoverata 7 giorni fa. E chi fa il medico, il dottore Formica, la collega, sa benissimo, il dottore Picciolo, che un ictus grave, la paziente è arrivata, che non parlava, non capiva e non muoveva tutto il lato destro. Ictus grave, aveva nel punteggio che usiamo noi 20, oggi è uscita. 7 giorni di degenza per una paziente con un ictus così grave era impensabile. Questo per la tempestività dell'intervento. Perché ha fatto le due procedure, sia il trattamento trombolitico che quello endovascolare, ha fatto entrambi, aveva 2 DNA di scala. Significa che lei non è andata in riabilitazione, è andata a casa con grande gioia dei familiari. Meraviglio, glielo facciamo un applauso alla sua unità, alla professoressa Musolino, per quello che fanno. No, dico, è andata a casa
senza bisogno di andare in un centro di riabilitazione, ma soprattutto senza avere disabilità. Grazie. Questo è un costo che la società, cioè un guadagno per la società, che noi dobbiamo incominciare anche a quantificare. Pensate alla pensione di invalidità che scatterebbe, certo, al badante, certo, al costo familiare, sociale. Grazie professoressa, okay. Torneremo a parlare con lei. Io presento gli altri ospiti: Giuseppe Picciolo, deputato dei DR, fa avanti e indietro da Roma, per ora ci spiegherà tra poco, cercando di convincere il Ministero, no? Su quanto non sia granché questa rete ospedaliera. Poi ci spiegherà anche perché non si è pensato prima a non fare alcune stupidaggini. Buonasera al manager dell'ASP 5, grazie di essere con noi Gaetano Sirna. Buonasera ai medici del 118, anzi ne abbiamo uno medico che è Giovanna Lucifora, buonasera, grazie di essere con noi. Enzo Andalore invece infermiere della centrale operativa, anche il loro apporto è importantissimo. Buonasera a padre Giovanni Calcara, medico della chiesa del Dazio. Buonasera, attualmente sono i medici del corpo e dello spirito, quindi allora in questo caso penso che la mia presenza. Buonasera a tutti. Grazie padre Calcara, tra poco lo ascolteremo. Buonasera ad Antonella Russo, capogruppo del PD al Comune. Lei rappresenta Faraone in un certo senso. Mi aspettavo la domanda cattiva. Sapevo e che facile. Te l'avrei fatta. Buonasera a Santi Formica, deputato regionale di Forza Italia. Abbiamo anche il Movimento 5 Stelle con Donatella Melina, che tra l'altro è un medico dell'ospedale Papardo, già stata qui. Buonasera, grazie di essere con noi. Sulla fila opposta abbiamo Salvatore Cicco. Toccami Cicco che mamma non vede, insomma gliel'avevo promesso che gliel'avrei fatto. Buonasera, grazie di essere con noi. Saro Pizzino, tra poco ci raggiungeranno anche degli altri ospiti. Allora, se non sbaglio, noi abbiamo il primo stacco, no? I primi spazi di libertà, così li mandiamo e poi cominciamo a parlare con i nostri ospiti. La Via Crucis della Sanità Messinese è il titolo della puntata di Malalingua di questa sera. Abbiamo gli stati generali della sanità, insomma, gran parte. Padre Calcara, abbiamo sbagliato a chiamare la Via Crucis della Sanità Messinese? C'è un collegamento? Sicuramente no, però non mi basta che abbia invocato la preghiera per risolvere i problemi della società e della sanità. Ci vuole giustizia, ci vuole che ognuno tenga conto che questa centralità della persona, il diritto della persona nella sua dignità, sacra e inviolabile, non è sancita dalla religione ma dalla legge umana naturale, c'è una lex eterna che è scritta nel codice della dignità dell'uomo. E diceva Giorgio Lapira, messinese di adozione, quest'anno sarà beatificato laico domenicano, che i diritti della persona non sono sanciti dalla politica ma dal Vangelo, dalla natura. Allora qui è passo successivo, perché naturalmente io ho seguito sia la trasmissione l'altra sera anche l'intervento della dottoressa, ma qui si parla di vittime. Il paziente, invece di essere al centro dell'attenzione della società, della sanità in questo caso, c'è un diritto che viene negato. Addirittura la dottoressa parla di un recupero, ma qui con questi tagli noi avremo morti, avremo invalidi. Queste sono le vittime. Allora ci sono dei carnefici? Certo. E chi sono i carnefici? Non soltanto i legislatori, ma chi ha permesso di arrivare a questo stato di cose? Io non sono un tecnico, però mi ricordo quando noi abbiamo una rete ospedaliera che era il frutto di aprire un ospedale ogni quarto d'ora di strada per dare posti di lavoro, per creare consenso, per creare clientelismo. E questo non è più possibile. Allora, come la mettiamo? Anche la sanità stessa si è ridotta in termini tecnici ad essere un'azienda. E quando si parla di costi, di guadagni sulla salute, io dico non viviamo in una società degna di tale nome. Una società civile è degna se garantisce i servizi essenziali. E se noi non tuteliamo il bene della salute in tutta la sua dimensione, questo non significa ci sono gli sprechi per i medici, le troppe, quanto costa una siringa al sud e quanto costava al nord, ma anche la stessa agenzia generale poi era sotto la corruzione. Siamo in una società corrotta perché l'uomo è corrotto. Allora questa dimensione etica, soprannaturale, spirituale, metafisica, se non ripartiamo da questa dimensione
dell'etica dell'umano, non si salva nessuno. Oggi sarà la sanità, ieri è stato lo scandalo del CAS, ieri della politica, dei costi, perché diciamolo, questo è anche una conseguenza del costo della politica, che non taglia nessun privilegio. E poi, se la coperta è quella, sia Acucia e Chidda, o tirare il cabano, tirare il tabano, e poi Acucia si sì. Allora siamo arrivati a questo punto in cui non è quello che dite l'assistenza. Allora mi chiedo, non di chi è la colpa, ma da dove bisogna ricominciare? Quali parametri? Non può essere più il parametro della popolazione, perché noi abbiamo una rete viaria, stradaria, che è di quarto o quinto mondo, forse era quella dei Borboni, ma i Borboni garantivano forse più mezzi di collegamento della società attuale. Quindi i problemi sono grandi e più grandi, però se si incomincia a ognuno, già Don Pino Puglisi, se ognuno facesse il suo dovere, sarebbe più facile risolvere i problemi. Grazie per il momento, padre Calcara, la interpellerò tra poco. Io volevo interpellare anche i nostri amici, i nostri telespettatori da casa, per interagire con la nostra pagina Facebook. Cercate Malalingua, cliccate mi piace, o ancora le mail malalingua@cftv.it, o ancora il nostro numero telefonico 338 94 49 655, per mandare i vostri messaggini. Io volevo salutare la piccola Noemi, che fra poco a mezzanotte farà il compleanno, così può andare a letto. Ciao Noemi. E allora, onorevole Formica, cos'è che non è andato? Perché siamo ridotti così? Chi sono i carnefici, come li definiva padre Calcara? Ma guardi, i carnefici sono, se così si possono chiamare, sono coloro che con molta, molta approssimazione non riescono a svincolarsi da quella che è una situazione, in questo caso nazionale, di imposizione nazionale, e che nel momento in cui debbono prendere una decisione come così grave, così importante, con così tante refluenze su tutti noi, su tutti i cittadini, qual è appunto la predisposizione della rete sanitaria, piuttosto che guardare l'insieme, magari ognuno fa il ragionamento, e hanno fatto il ragionamento di dire: io speriamo che me la cavi, io speriamo che magari riesca a salvare un pezzo di ciò che mi interessa. Vede, non si spiega altrimenti il fatto che questa rete ospedaliera inspiegabilmente è stata per tanto tempo segretata. Quindi c'è stata una prima fase in cui fino a qualche anno fa c'era la Commissione Sanità, che è andata in giro per la Sicilia e che aveva preparato, poi alla fine aveva portato alla proposizione di un primo canovaccio di rete ospedaliera, che è stato spazzato via. Dopodiché, più o meno dall'estate scorsa, c'è stato il blackout. Io stesso spesso, chiedendo all'assessore informazioni, dice: no, è tutto a posto, ma ci dai qualche notizia per vedere a che punto siamo. Scena muta. Una volta mi ha detto, dice: sai, siccome non voglio fare una scortesia al ministero, prima voglio che la voglio presentare al ministro, e dopo che la presenta al ministro poi ne dibatteremo all'assemblea o comunque in commissione. È stata segreta per un niente certo. Di tutto questo è sì. Arrivata in commissione, e questo è un fatto di una gravità inaudita, perché nascondersi i carbonari si nascondevano, ma i carbonari si nascondevano per un buon fine, cioè erano persone che combattevano contro gli austriaci, cioè per la liberazione. Cioè, nascondere a chi ha per legge il compito di visionare, approfondire e quindi eventualmente dare via libera, approvare o meno, uno strumento come la rete ospedaliera è un fatto di una gravità inaudita. Loro hanno portato la rete lo stesso giorno dell'approvazione, e in 448, minacciando chissà quali sfraceli, hanno costretto coloro i quali sono rimasti là a votarla, minacciandoli che se non l'avessero fatto ora, in quel momento, chissà quale, non succedeva nulla, perché è 5 anni che siamo senza rete ospedaliera, e quindi aspettare da qui a luglio per dare la possibilità agli stessi manager,
ai sindaci delle grandi città e poi, per ultimo, alle forze politiche che hanno poi il compito di esaminare quel documento, dar loro il tempo a questi soggetti attivi di esaminarla con calma, certamente avrebbe evitato strafalcioni e certamente avrebbe evitato il coro di polemiche che magari il primo giorno ancora non c'era stato, ma che subito dopo, come tutti sappiamo, man mano che si sono approfonditi gli aspetti del piano, sono esplosi in tutta la loro evidenza. Onorevole Formica, prima di dare la linea a Barbara Turati e alla Via Crucis, quella vera, perché c'è questo collegamento che facciamo durante la trasmissione tra Via Crucis religiosa e Via Crucis della sanità, e mi dica, ma secondo lei cambieranno le cose? Adesso sentiremo Faraone. Faraone dice che può cambiare, una volta allora, che è stato pubblicato... Ma perché dobbiamo continuare a prendere in giro i cittadini? I cittadini non si fanno prendere più in giro. Io devo dire che la colpa di tutto quello che è accaduto non è mica del Ministero. La colpa di tutto quello che è accaduto è dell'assessore alla regionale alla sanità. Il Ministero, io questa volta non sono voluto andare a parlare col Ministro perché è il luogo meno opportuno per parlare, perché al Ministero ti rispondono semplicemente questo: a noi interessa che non sforate i saldi a livello regionale, noi ce ne frega, ce ne freghiamo, quindi ergo la colpa è a livello regionale. Ma un dato è certo: sin dal primo istante sia l'assessore alla sanità che il ministro che tutti i dirigenti regionali hanno quasi minacciato i manager dall'approvare, anche nella stessa delibera di giunta c'è scritto, dovete approvarle e metterle in pratica senza cambiare una virgola. Quindi secondo lei non c'è nulla una da fare. Virgola. Dopodiché il Ministero non poteva fare altro che ribadire nel futuro, certo che la Costituzione, certo che si può cambiare, ma con le regole e le procedure previste per l'approvazione della rete, e cioè tutta quella procedura di mesi e mesi. Commissione. Altro non si può fare, altro è preso in giro perché siamo in periodo elettorale. Chiarissimo. Poi chiarissimo, le dirò perché, chiarissimo. Perché hanno fatto, poco, perché avevano premura ad approvarla subito, te lo dirò dopo. Tra poco me lo dirà. Te lo dirò dopo. Colleghiamoci con Barbara Turati, la Via Crucis, quella vera che si sta tenendo per le strade cittadine. Barbara? Sì, Emilio, una buona serata a tutti voi, a tutti gli ospiti in studio e a quanti ci stanno seguendo da casa, ci hanno seguito anche nelle ore precedenti al TG per questa lunga diretta sulla processione delle barette del Venerdì Santo, di Via Crucis in Via Crucis sostanzialmente. Barbara, vedo accanto a te Nino Principato, mi pare che sia, come dire, abbia l'auricolare. Quindi mi sente, lo saluto. Buonasera, sì, sì, buonasera Nino Principato, lui è amante di storia patria. Volevo chiedergli una cosa, ma i messinesi sono sempre stati così mal ridotti? Se parliamo di sanità nella storia, hanno sempre dovuto percorrere una sorta di via crucis, o prima andava meglio? Se andiamo indietro negli anni, molto negli anni, dobbiamo andare molto indietro, caro Emilio, esattamente al 1541. Sì. Quando viene realizzato il grande ospedale che sorge dove oggi c'è il Palazzo di Giustizia. Perché sì, prima del 1541 c'erano 15 ospedali sparsi in tutto il territorio della città di Messina ed erano gestiti dalle confraternite, però con una sanità che lasciava il tempo che trovava. Certo, non è che avevano grandi medici, non potevano fare grandi interventi, quindi tutto era affidato alle confraternite, allora come oggi con la processione delle barette che ci sono le confraternite, che potevano dare una minima assistenza. E allora il viceré dell'epoca nel 1541 diede l'incarico ad Andrea Calamecca, l'autore del Don Giovanni d'Austria, ad Antonio Ferramolino da Bergamo, di realizzare l'ospedale maggiore che sorgeva appunto dove oggi c'è il tribunale e che assorbì tutti gli ospedali. Quella fu la prima vera, unica struttura ospedaliera della città prima del terremoto del 1900. Erano più attenti. Quindi i problemi c'erano allora, caro Emilio, e continua ad esserci purtroppo ancora oggi. Ci sono sempre. Il momento migliore della sanità qual è stato, secondo, negli anni, nei secoli scorsi? Il momento migliore della sanità, per me è stato con l'ospedale Piemonte, quando nel 1914 viene inaugurato questo ospedale grazie ai fondi dei piemontesi e c'erano le cliniche universitarie e i più grandi luminari della clinica medica
in tutti i settori, insegnavano all'ospedale Piemonte e facevano interventi importanti. Tu pensa che il primo intervento di trapianto di cornea al mondo è stato realizzato all'ospedale Piemonte subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Okay. Quindi era una struttura di grande eccellenza l'ospedale Piemonte, veramente. E anche Nino Principato è grande eccellenza per Messina, perché ci ricorda, ci dà queste chicche. A proposito, Nino, le barette costituiscono un momento di preghiera. È possibile pregare anche in questo momento per la sanità messinese, che proprio in questo momento ne ha grande bisogno? Certamente, oggi più che mai. Del resto, questa processione è una processione prettamente penitenziale. Voi avete notato che dietro le barette ci sono poi le confraternite che hanno il saio penitenziale. E il saio serve appunto per mortificare la carne, per pregare, per impetrare l'interesse da parte di Cristo che muore in croce per salvare l'umanità dal peccato e ottenere delle grazie e, perché no, anche delle grazie per la struttura sanitaria messinese. E per il 118. Nino, ci sono politici, ci descrivi la situazione lì, dove siete in questo momento? Sì, dietro le barette ci sta il sindaco Renato Accorinti, c'è, mi pare, l'assessore alla cultura, il nuovo assessore, c'è l'assessore Santisi e mi pare che c'è l'assessore De Cola pure alle opere pubbliche. Quindi io ho visto questi personaggi e poi c'è Monsignor Accolla, che è la sua prima uscita ufficiale nella nostra città per una manifestazione, per una processione così importante come quella delle varette, che si tiene dal 1610 ininterrottamente fino ad oggi. Grazie Nino, noi ci torneremo a collegare con voi tra un po', vediamo un po' intanto di svolgere il dibattito. Antonella Russo, Faraone ha promesso che cambia, poi abbiamo sentito Formiga, dice ma che cambia, non può cambiare niente in tempi brevi perché tutto deve passare dalla regione. Mi fate sentire Faraone cosa ha detto oggi, Fabio dalla regia, fatemi sentire Faraone, il sottosegretario alla sanità. Io sto ascoltando di proteste, sto ascoltando anche di proposte e di chi dice che va bene così. Però l'idea che voglio trasmettere innanzitutto ai cittadini è quella che l'ascolto è pieno e che tutto quello che ha un senso e che può essere utile alla collettività verrà modificato e verrà rafforzato. A noi interessa costruire una rete ospedaliera territoriale che parta dalle esigenze dei cittadini innanzitutto, e partendo da quella base poi tutto è fattibile, per cui massima flessibilità non è è una riforma costituzionale, la modifica di una rete ospedale territoriale si può fare con semplicità rispettando alcuni parametri che, ripeto, partono dalle esigenze dei cittadini. Consigliera Russo, non è una riforma costituzionale, lei ci crede a questo cambiamento? Insomma, quello è il suo sottosegretario, ci deve credere per forza, però... No. Si ricorda che ecco. Il 4 dicembre. No, per forza è un'espressione che non si confà alla mia persona. Sì, prima cosa. Certo. Volevo innanzitutto complimentarmi con l'intervento di Padre Calcare, perché non ha fatto un intervento di natura religiosa ma di natura politica nel senso più alto del termine. Io vorrei rivendicare, sono un modestissimo esponente del Partito Democratico, il Comune di Messina. Non sono un tecnico, perché credo di essere l'unico che non è medico fra gli ospiti di questa sera. Sì, chiaramente. Però è avvocato e conosce bene i diritti. Da questo punto di vista sì. Però vorrei rivendicare il mio ruolo di modesto rappresentante istituzionale del Comune di Messina e anche di fruitore dei servizi sanitari di Messina. Per cui è chiaro che l'assessore regionale che è il padre di questa riforma e di questa, della redazione di questa rete ospedaliera, è l'assessore Baldo Gucciardi, che è un assessore del Partito Democratico, molto vicino al candidato segretario del generale del PD, Matteo Renzi. Davide Faraone è sottosegretario alla salute. È chiaro che si tratta di due esponenti del Partito Democratico. Ora, democraticamente, io mi sento non in diritto di criticare se ci sono delle realtà o delle scelte che penalizzano la mia città, perché ovviamente la mia ottica non guarda in chiave regionale, ci sono degli esponenti molto più
che possono farlo certamente meglio, ma in ottica cittadina. E se col passare del tempo si vedrà che questi rappresentanti del Partito Democratico non stanno, come dire, contribuendo a penalizzare la realtà cittadina, io sarò tra i più rigorosi critici di questa situazione. Peraltro mi permetto di dire che molti deputati, diciamo, regionali che sono nella sesta commissione e che sono anche cittadini di Messina non sono soltanto del Partito Democratico, ci sono anche deputati regionali di altri partiti. Questa segregazione di cui parlava l'onorevole Formica, che chiaramente io non conosco, io non vivo a Palermo ma vivo la realtà di Messina, però so che istituzionalmente ci sono anche degli strumenti, sia dentro le commissioni sia all'assemblea regionale, in cui si possono anche porre alla luce determinate situazioni, per cui io vorrei che i partiti, ognuno per quanto di propria competenza, tenessero conto di determinate realtà. La realtà che io vedo da fruitore dei servizi cittadini, leggendo come dire, gli organi, le varie insomma, testate, sì. Gli organi sì. Di stampa, è che Messina rispetto a Catania e a Palermo, ma qua io posso soltanto porre domande, certamente le risposte non devo darle io stasera, Messina è stata penalizzata. E allora sarebbe bene che Messina non fosse più la città sempre spogliata di realtà importanti, quale ad esempio quella sanitaria, che probabilmente è la più importante, oltre che diciamo, quella di altre realtà altrettanto serie, e che non venisse ogni volta la politica a dire siccome al momento della decisione noi non c'eravamo, oppure eravamo dormienti, adesso cerchiamo di risolvere il problema, e quindi se Messina viene spossessata diciamo, di 100 rispetto a quelle che sono le sue prerogative, esce poi l'iniziativa politica, anche in campagna elettorale come siamo in questo periodo, in cui dice va bene, Messina non perde 100, perde 70, il rappresentante politico Totte è stato capace di recuperare 30 la città di Messina. Al momento della programmazione i nostri rappresentanti dove sono, che cosa hanno fatto, e anche di questo ci devono tener conto, perché è chiaro che è una scelta politica, una scelta economica di risparmio ed una scelta politica, ma penalizza sempre Messina. Il comune ha un ruolo in quanto il sindaco è la massima autorità sanitaria. Il sindaco è la massima autorità sanitaria cittadina, chiaramente le problematiche del 118, un medico su due che non c'è più sulle ambulanze è qualcosa che fa rabbrividire, ma le conseguenze la professoressa Musolino le ha dette in maniera molto chiara e comprensibile, per tutti. Ma i posti letto, ad esempio, che vengono a mancare all'ospedale Papardo, mi pare siano un'ottantina, non sono soltanto know-how che se ne va, non sono soltanto come dire, servizi al cittadino che vengono meno, ma sono anche professionalità e quindi anche posti di lavoro che vengono a mancare. Io volevo soltanto precisare una cosa, da cittadina non capisco una determinata realtà, ci sono determinate specializzazioni di cui Messina è praticamente ampia, che dà un'offerta ampissima di soluzione. Mi riferisco ad esempio al reparto di ortopedia. C'è il reparto di ortopedia, mi pare, all'IRCS, c'è al Policlinico, c'è al Papardo, e ci sono tante strutture private in cui il reparto di ortopedia c'è. Lo Giomi, mi pare la Cappellani, mi pare la Carmona, Cot, insomma sicuramente me ne mancano, Villa Salus, me ne mancano molte altre. Allora dico, Cristo Re, quindi a Messina ci si può rompere le gambe e le braccia in maniera pacifica, perché ci saranno offerte offerta di servizio a mai finire. Altre realtà di natura sanitaria non sono assolutamente servite. Messina è una città che sta diventando sempre più vecchia, il reparto di geriatria, faccio un esempio, non mi pare che sia fra i più serviti, così come anche la lungodegenza. E allora, se ci sono meno posti letto nei reparti pubblici cittadini, questi posti letto, ma è una domanda che faccio al direttore generale dell'ASP Sirna, se avrà il piacere di rispondermi, significa contestualmente un aumento di posti letto nelle strutture private? Perché noi queste cose in città ce le dobbiamo dire. Io non lo so se la rete ospedaliera ha una visione complessiva sia di posti pubblici, chiaro, che di strutture private, ma io di esponenti di cliniche private che si lamentano non ne ho visti in questo periodo. Come mai? A loro sta bene questa realtà? I posti pubblici vanno ad impinguare i posti nelle cliniche private? Abbiamo una privatizzazione del servizio sanitario cittadino, sì o no? Queste cose la città di Messina e i cittadini di Messina le devono sapere. Le faccio rispondere, e allora volevo sentire, adesso la faccio rispondere, anzi risponda subito, poi sentiamo il medico del 5 Stelle, dottore Sirna, prego.
La risposta è complessa, perché la dotazione dei posti letto parte da una norma nazionale che individua 3 posti letto per 1000 abitanti, per cui una città di 1 milione di abitanti ha 3000 posti letto, e questo è un dato incontrovertibile che non si può cambiare. Il decreto Balduzzi che è uscito stabiliva che la diminuzione dei posti letto per arrivare a 3 per 1000 interessasse sia i pubblici sia i privati, e questo è stato fatto. Quando è stata rimodulata la rete ospedaliera, questo percentuale del 3 per 1000 viene rispettato, però non stabilisce quali sono i posti letto, perché la criticità che affermava lei, che esiste, perché la città di Messina e la provincia di Messina è la provincia con il più alto numero di posti letto di ortopedia d'Italia, ma non di poco, di molto. Ma quello che rende la cosa incomprensibile è che tra i primi 10 DRG di fuga ce ne sono ben 5 che riguardano l'ortopedia. Per cui il problema non è di posti letto, ma è di qualità di prestazioni che noi riusciamo ad erogare. Perché noi possiamo avere, come ci abbiamo, 400 posti letto di ortopedia nella provincia di Messina, ma i primi DRG di fuga sono ortopedici. E questo è incomprensibile. Perché il problema, io devo dire, io non sono mai stato un appassionato dei posti letto. I posti letto ormai è un dato arcaico, mi dovete scusare. Non conta il posto letto. E che cosa facciamo in questo posto letto? Come lo facciamo funzionare? Dottoressa, si sbaglia. Quante persone passano in un anno su quel posto letto? Che indice di turnover abbiamo? Che tasso di utilizzo dei posti letto abbiamo? Quando io sento lamentele perché da 10 posti letto siamo passati a 6, siamo andati a vedere il tasso di utilizzo dei posti letto? Che può essere era del 50%, che 5 posti letto, il 50% dei posti letto non veniva utilizzato. Andiamola a vedere tutte queste cose, andiamo a vedere che noi non abbiamo strutture, tranne pochissimo, che hanno tassi di utilizzo dei posti letto del 100%. Sono veramente pochi, si contano nelle dita di una mano. Il resto non li utilizziamo. Allora io uscirei fuori da questa logica del posto letto, come uscirei fuori anche dalla logica dei reparti. Noi, se andiamo a vedere all'estero, in Inghilterra, in Danimarca, negli Stati Uniti, in Australia, non esistono più i reparti, esistono le aree per intensità di cura. E molte cure vengono fatte anche a domicilio, assolutamente. Assolutamente sì. Ma io vi invito a andare... Dobbiamo vedere nella sua complessità come dato anche speculativo, diciamo anche questo. Ma perché, io posso dire una cosa, perché la clinica privata oggi chi vuole investire non investe più nel mattone, ma investe in una clinica privata. Anche questo è vero. Anche, scusa, perché non funziona la rete pubblica. No. Ma quale, di quali privati parliamo? I privati sono quelli presso cui si può ricoverare una persona pagando. Appunto. Ma i privati italiani sono pagati dal pubblico, da Pantalone, sono convenzionati. Quindi quando si demolisce il pubblico, quando si demolisce il pubblico non investendo, si fa un grosso favore ai cosiddetti privati, che privati non sono. Sono privati con i soldi. Facciamo completare Sina, deve parlare la dottoressa Melina, prego. Poi il Sina poi ci spiegherà quanto costa. Intanto stiamo parlando di privati accreditati, cioè che vengono finanziati, che da fanno soldi parte del Servizio Sanitario pubblici, Nazionale, certo, che erogano prestazioni come le erogano le strutture private, e che soprattutto, a prescindere dai posti letto, hanno un limite che è il budget. Oltre quel budget loro non possono andare. È così, tu lo sai benissimo, Santo, che l'aggregato non si supera. Se non si supera all'interno dell'aggregato, poi ci sono le ripercussioni. Si può sforare. Dal 2012, non gliele pagano, dal 2012 l'aggregato e l'extra budget, tu lo sai, non esiste più. Per cui la logica dei posti letto, ma è una logica vecchia. Chiaro. Io lo sentirò la dottoressa Melina e poi faccio parlare lei.
No, la faccio parlare per un... siccome lei deve rispondere, dottore, a tutti. Non la fai parlare. Dottoressa Melina, prego. Dottore Pintaldi, siccome credo che i punti nevralgici e critici di questa nuova... Sì. Rete regionale siano stati evidenziati e sono grossi e ci sono dei notevoli limiti, io, se lei permette, io vorrei iniziare riportando dei dati che sono diciamo stati pubblicati su Repubblica, cioè siamo la sanità siciliana è stata diciamo posta all'attenzione del giornale Repubblica a livello nazionale per i primati che noi rivestiamo. Non vorrei essere, diciamo, allarmante, però no. I dati sono reali e sono contenuti anche nel documento dell'assessore del regionale della rete emergenza emergenza. Allora, intanto volevo sottolineare che la regione Sicilia nel 2016 ha speso 196 milioni di mobilità passiva. Cosa intendi mobilità passiva? La mobilità passiva è sostenuta, diciamo, è dovuta a quei cittadini che ricorrono a cure diciamo extra regione. Vanno in un'altra regione, dalla Sicilia si spostano, esatto, in un'altra regione. Esatto, certo. E sono circa 47.000 cittadini siciliani. Sì. Esatto, e poi paga la Sicilia. Cioè un'emergenza sociosanitaria, perché 69.000 le famiglie siciliane rovinate per le spese mediche che scelgono di restare in Sicilia a fronte, diciamo, di un numero limitati, certo. Per esempio 4.008 in Piemonte. 267 euro ogni siciliano spende un terzo di quanto possa spendere un cittadino della Val d'Aosta. Sono diminuite le spese specialistiche. Le visite specialistiche del 7%, sono aumentati i ricorsi al pronto soccorso, cioè gli accessi al pronto soccorso sono del 20% in più, e c'è un calo, appunto, le ho detto, e praticamente la Sicilia è la regione dove si sborsa meno per i ticket a testa, e le liste di attesa sono lunghe. E i privati in questo senso sono facilitati nel prestare a basso costo. Sì. Ora, questi sono i dati. Io adesso su questo andrei sulle considerazioni generali e, se vuole, nel prego, merito, prego, in particolare. Questo ovviamente denota che c'è una sanità siciliana che fa acqua, non solo questo, anche perché deteniamo il maggior tasso di mortalità, diciamo, in età pediatrica d'Italia, così come il tasso di mortalità più alto generale. Non per fare allarmismo, però questi sono gli effetti della politica sanitaria degli ultimi anni. Cosa succede? Con questa nuova riforma ci sarà, e vedremo gli effetti fra qualche anno, un ulteriore peggioramento di questa situazione. Primo, come viene detto, questa riforma ormai che è stata accettata, non ci sono aggiustamenti, oppure non dobbiamo andare a prendere in giro i cittadini che verrà migliorato, oppure ci saranno degli aggiustamenti a livello del Ministero. Perché il dottore Picciolo ha dichiarato nei giornali che verranno sistemate le unità operative al papardo, verranno aggiunti i posti letto e quant'altro. Certamente da questa realtà cittadina e anche, diciamo, della provincia di Messina, noi ne usciamo con le gambe rotte, e questo chiaramente è colpa della politica. Qui abbiamo un rappresentante del governo che è parte attiva di questa, diciamo, di questa nuova rete regionale, e quindi è perfettamente a conoscenza dei passaggi che hanno imposto questa immediatezza dell'applicazione della rete regionale, e quindi non possiamo più prendere in giro i cittadini che ci sono delle possibilità che questo venga a essere modificato, oppure illudere i cittadini di questo. Certamente c'è da fare un'analisi generale in questi anni. Io ho visto che nella città di Messina, per prendere l'ospedale Papardo è un ospedale di 300, avrà 320 circa posti letto, viene decurtato di circa il 20% dei posti letto. Come il dottore Sirna diceva, è vero, il posto letto non è quello l'importanza dell'ospedale, però io critico come 5 Stelle fondamentalmente una cosa. Per parlare nello specifico l'ospedale Papardo è un ospedale che è costato centinaia e centinaia di milioni, che avrebbe avuto una capienza di oltre 500-800 posti letto. È stato costruito in una zona, per carità, si doveva puntare sull'alta specializzazione, su un punto di riferimento non solo messinese e provinciale ma anche regionale.
è stato costruito, sono stati spesi soldi, pur sapendo che non era servito da infrastrutture che lo potessero fare fruire non solo alla città di Messina, ma anche alla provincia di Messina, per poi... Esatto, ed è quello che abbiamo sempre difeso nel difendere il pronto soccorso dell'ospedale cittadino del Piemonte. E allora mi chiedo, tutto questo, di chi ha la colpa? Chi ha sulla coscienza tutte queste cose? La politica non è lungimirante, è frammentata, è schizofrenica e non si ha un programma che veramente metta al centro della sanità il cittadino, la salute del cittadino e quant'altro. E noi tra poco e di questo io, lo faremo rispondere, se vuole, entro nello specifico. Tra poco. Al secondo giro, grazie dottoressa Melina. Dottore Picciolo, io tra poco la faccio parlare, noi abbiamo un'interruzione e poi lei potrà parlare tutto il tempo che vuole, anche 2 minuti. No, sto scherzando. Spazi di libertà, scherzo. Ho parecchie cose da chiedere, poi è stato interpellato, lui l'ha chiamata carnefice, lui ha detto, lei le ha detto schizofrenico. No, la politica schizofrenica, Noi dobbiamo uscire fuori dalla logica che la politica si deve intromettere nella gestione della sanità. La gestione della sanità va fatta con i tecnici, con gli addetti e con chi è la spina portante della dorsale portante della sanità, i medici e gli infermieri. E va confrontata con le comuni, con le società scientifiche. Questa politica siciliana di cui fa parte Picciolo si intromette nella politica della sanità. Che lavorino e che producano. La politica, la programmazione sanitaria va condivisa con tutte le parti perché tutti i partiti devono convogliare verso un bene comune. Il bene comune deve essere il benessere della città e la politica e non si può fare gli atti così. Quindi in lei maniera... Picciolo lo promuove o lo boccia come rappresentante della politica? Io lo boccio completamente. Lo boccia. Spazi di libertà. Lucio Belluso, leader a Messina nell'arredo bagno e rivestimenti. Dall'esperienza decennale maturata nel settore, Belluso oggi riesce attraverso i propri consulenti a consigliarti professionalmente ed economicamente nella scelta degli articoli più adatti alle tue esigenze. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, Atlas Concord, FAP, Arblu e tanti altri marchi per la clientela più esigente. Prima di fare la vostra scelta, visitate il nostro showroom a Camano, all'uscita autostradale di Messina Centro. Proverete la nostra professionalità ed esperienza. Melluso, rivestimenti arredo bagno in via comunale 83 Camano, Messina. La Gold & Gold Mercato dell'Oro è la prima e unica azienda aperta al pubblico in città, autorizzata da Banca d'Italia al commercio di oro, permettendo così ai propri clienti di acquistare presso l'unica sede di via Santa Maria Alemanna 3638 Messina lingotti e monete d'oro per un regalo o per un investimento sicuro che duri nel tempo. Presso la nostra sede sarà possibile acquistare o vendere oro, argento e preziosi in qualsiasi forma e stato. Dopo i crolli bancari, l'oro è ormai diventato l'unico bene rifugio sicuro, uno strumento finanziario a tutti gli effetti, che vendiamo in esenzione IVA, permettendo a chi lo acquista di fare trading, avendo in mano fisicamente il bene e potendo disporne a piacimento. Gold & Gold, mercato dell'oro, rispetta la legge sulla privacy, garantendo la totale riservatezza sull'acquisto o sulla vendita dei vostri preziosi. Gold & Gold, a Messina, in via Santa Maria Alemanna 3638. Gold & Gold, massima trasparenza, quotazioni in tempo reale, pagamenti immediati. Italcase, il gruppo leader nel settore per chi cerca o vende casa. Da oltre 30 anni, il funzionario Italcase è il tuo consulente immobiliare. Italcase è l'unico gruppo che garantisce il tuo acquisto con il sistema certificato di 11 rigidi controlli. Chiedi al tuo funzionario personale immobili con garanzia Italcase Approved. Devi comprare ma devi prima vendere il tuo immobile? Una rete sul territorio cittadino di 5 agenzie ed oltre 40 professionisti del settore si occuperà di vendere il tuo appartamento individuando il compratore in massimo 60 giorni. E contestualmente, grazie ad un listino di oltre 15.000 immobili e 10 cantieri in esclusiva, troverà la casa dei tuoi sogni. Italcase Speciale Cantieri. 10 cantieri in esclusiva per soddisfare ogni esigenza abitativa. Palazzo Luce.
Non dovrai più scegliere tra il centro città e una nuova costruzione. Palazzo Luce è la soluzione per chi non vuole rinunciare alla comodità del centro città, abitando in una dimora nuova dal design accattivante e moderno che risponde alle più attuali tecniche costruttive. A pochi metri dal tribunale stiamo realizzando appartamenti in classe A con ampie verande abitabili e suggestivo panorama sullo stretto, posti autocoperti, possibilità di personalizzare i pagamenti, mutuo disponibile sino al 90%. In consegna Paradise Park. Stiamo consegnando il primo lotto, inizio zona nord, in un'oasi di tranquillità. Un angolo di paradiso con un meraviglioso panorama sul mare, rifiniture di pregio, ampie verande. Ultime prenotazioni disponibili per il secondo lotto, gli attici del Paradise Park. Residence Miramar, 6 appartamenti con spaziose verande e giardini sul mare a Spadafora, adesso in consegna. La tua nuova casa sul lungomare di Spadafora. Ultime disponibilità, divani e tribani con giardino panoramico e comode verande. Prezzi a partire da 89.000 euro chiavi in mano. Appartamenti gradevolmente rifiniti con materiali di pregio. Pensa già adesso alla tua prossima estate a Spadafora, al Residence Miramar, il nuovo al prezzo di un usato. Possibilità di finanziamento sino al 95%. Rivolgiti ad una delle 5 agenzie Italcase a te più vicine, presenti sul territorio cittadino. Italcase ti serve. La Via Crucis della Sanità Messinese, tra poco ci collegheremo anche col sindaco che sta seguendo le barette. Onorevole Picciolo, allora, ricapitolando, no? Anche per i telespettatori che sono da casa, padre Calcara non è stato molto tenero con la politica, 5 Stelle l'hanno bocciata totalmente, la politica che sta al governo. Lei... Come lui è un rappresentante del governo, boccia ovviamente. Boccia lui e tutto il governo. Lui è qua come rappresentante del governo, rappresenta il governo in questo momento ed è il governo che ha fatto questa rete regionale dell'emergenza. Come stanno le cose, onorevole Picciolo? Posso parlare, sì. Gradirei non essere interrotto, cioè, come non ho interrotto nessuno, anche perché ho subito giustamente una serie di doglianze legittime, ci mancherebbe altro, nessuno si vuole nascondere dietro un dito, vuole cercare giustificazioni che sono giustificazioni impossibili. Numero uno, io non sono il governo, io sono un deputato, un capogruppo di un partito di maggioranza, Sicilia Futura, che sostiene il governo. Anch'io, e lo posso dire a ragion veduta, ho subito da esponente della maggioranza una imposizione sui tempi fatta dal governo regionale e dal ministero sui tempi contingentati oltre ogni limite logico dell'osservazione di questo piano sanitario in commissione. Chiaramente è indiscutibile che è arrivato la mattina e uscito la sera, perché ci hanno detto che c'erano delle finestre operative col ministero, perché c'è questo vincolo del MEF, il Ministero dell'Economia, che è rappresentato, dottoressa, il vero censore della spesa sanitaria nazionale e regionale, perché il Balduzzi purtroppo, e qua sono d'accordo con il padre Calcara, si basa su dei numeri, ma sono numeri che sono uguali però dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno, sono numeri proporzionali che sono considerati in base alla popolazione, in base all'efficienza e all'efficacia, in base a studi longitudinali sulla occupazione dei posti letto, come parlava il direttore Sirna, sulla mortalità, sull'efficienza, sull'efficacia dei reparti, e certamente la Sicilia in questo non brillava assolutamente. Adesso brillerà? No, non potrà brillare, ma sicuramente parte da un dato certo. Abbiamo sbloccato una situazione che era gravissima dal punto di vista anche dell'emergenza sanitaria, in quanto c'erano infermieri con i concorsi bloccati, precari negli ospedali, i direttori sanitari diffidati dalla Corte dei Conti perché superavano i coefficienti di assunzione di medici precari senza concorso, gente con i concorsi vinti che non poteva accedere a questi concorsi stessi, i pronto soccorsi quindi erano affidati alle amorevoli cure degli amici del 118 perché non avevano neanche più i medici, avevano finito i telegrammi e praticamente dal primo telegramma si passava all'altro e nessuno rispondeva perché c'era una precarietà totale. Questo è stato il quadro di emergenza con cui il governo, il PD,
il governo, il ministro dell'NCD, il governo nazionale, il governo regionale, l'assessore Cucciardi sono dovuti confrontare e con diligenza, dottoressa, e con diligenza e cura hanno messo in sicurezza lo schema generale. È chiaro che ci sono delle discrepanze, sono discrepanze che io ho messo a verbale, quindi se lei si legge gli atti parlamentari mi farà onore farne avere copia. Ho messo a verbale la sera della votazione e ho messo a verbale successivamente con gli strumenti politici che la politica è la risoluzione, è uno strumento politico che, nel quale ho elencato quelle che sono le discrasie di questo piano. Alcuni si tratta di refusi che verranno corretti, perché se non fosse vero questo, cara dottoressa, è inutile che noi stiamo qua a discutere. Se noi dovessimo subire sicchetti semplici per questo piano senza... Mi scusi dottoressa, non l'ho interrotta, la prego, poi avrà il tempo di ribattere e mi spiegherà tutto quello che mi vuole spiegare, però la prego di farmi comprendere un ragionamento logico. Se noi non potessimo intervenire, non avrebbe nessun senso che io, a spese mie, per ben tre volte sono andato a Roma per discutere con chi? Con un ministero che ha dato piena disponibilità nell'immediato, perché vede il Balduzzi a un onorevole Formica. Io non ho causato il danno, io l'ho subito. Uscivi, onorevole Formica, avremmo avuto il disastro, come lei sa bene, da uomo di governo e uomo di Stato. La prego di non gettarla, lei non la deve buttare in polemica. Lei sa che questi disastri della sanità siciliana vengono da vent'anni di malagestio, da vent'anni di clientele, da vent'anni di ospedali che sono abbandonati, i primari sono governati dalla politica che ha temporeggiato fino all'infinito. La prego di non cercare di fare il colpaccio, sotto elezioni non ci sarà nessun colpaccio, perché non c'è neanche il tempo di gestire i concorsi. Sono quelli già fatti, espletati, che non di ci ragazzi, sono. Giovani, medici, ma se l'assessore ha migliorato 9.000 posti di lavoro, sotto elezioni, ci saranno nel 2022 lo chieda alla professoressa Musolino se la Strocco può funzionare con solo 3 medici che fanno turni H24 e per 10 anni come ha funzionato? Per colpa vostra, sul sacrificio dei medici, per colpa vostra, il sacrificio di una classe medica e infermieristica che si è fatta carico delle discrasie che lei e il suo governo negli anni passati hanno determinato in questa regione. Finiamola di fare ridere le persone. Chi ha messo questi primari? Chi ha portato Barcellona ad avere 150 posti letto? Io a 160 posti letto l'avevo portato. Inoccupati, 80% inoccupati. Il posto letto non serve, lei lo sa bene. Serve la qualità, perché i medici che ci sono sono dei cretini. Hai detto pure questo. Ho detto che sono idioti scarsi. Poi glielo spieghi, questa sanità non è più per la presenza della professoressa Musolino. La verità è questa, non è più per i mediocri, perché ci sono degli step di valutazione. Sono degli step nel 2017, nel 2018, in cui le strutture, ancorché a pieno organico, se non funzionano, se non producono, se non danno risposte ai cittadini, se non le metti in condizione di dare risposte, questa è la novità. Poi come la fai? Se non gli dai, però se lei mi interrompe, abbassiamo i toni, dottore Picciolo. No, io ho parlato, io dottore Picciolo. Dottore Picciolo, c'è la possibilità che questa rete venga modificata, così come ha detto Faraone, ma deve passare dalla regione? Assolutamente sì. In che tempi? Non solo, in tempi brevissimi, uno step entro il 30 maggio verranno corretti gli errori materiali. 118 compreso? 118, ma le posso spiegare il 118? Il 118 è un unicum a Messina, è un modello da esportare in tutta Italia, è un modello unico che non ha ancora uguali in Italia, quindi è un modello. Scusi dottore Pintaldi, ma prego, è un modello che noi abbiamo spiegato al ministero, c'è il dottore Sirna e il ministero ha detto ce lo date questo modello, che lo facciamo in tutte le altre regioni.
Questa è la verità. Il sistema non lo hanno distrutto, lo hanno, no, non hanno il Balduzzi, il Balduzzi, eccolo qua. Il Balduzzi, dottore Pintaldi, prevede al punto 9.1.3 esattamente, quindi portiamo le, non facciamo chiacchiere, portiamo le. Allora, perché l'hai approvata? Del calcolo dei. Non c'entra nulla, dottore Fornelli. Ma scusami, uscivi! Avevamo il tempo di approfondire tu ed io, e non l'avremmo fatto passare il sistema in del 118 è una modello solo messinese, perché il modello messinese. E allora non lo puoi cambiare? Lo possiamo cambiare, perché allora verrà mantenuto come modello. E allora se hai detto che era un modello, se stavamo di più ad approfondire e a leggere le carte, avremmo evitato di fare questo strafalcione. Ma questo lo devi spiegare al ministero. Al ministero. Che ha contingentato al tempi. Ministero. Bastava che uscivi. Sì. Ma cosa c'è? E non si approvava il modello. Va bene, va bene, va bene. Al 4 luglio. Al 4 luglio? E secondo te, grazie. Se avessimo messo un punto fermo sulla sanità, noi avremmo potuto governare fino al 4 luglio. Come l'abbiamo governato? Ma non c'erano più le cose. Grazie onorevoli. Mi fate sentire i medici del 118, mi fate salutare i signori dell'Arci Confraternita San Liberale, che vengono proprio dalla processione delle barette. Grazie per quello che fate per la città e mantenete vive queste tradizioni. Il medico del 118, che cosa ha da chiedere alla politica? Che c'è una parte della politica. Una cosa, il modello messinese è nato sulla evoluzione basata sul territorio. Abbiamo avuto delle amministrazioni oculate nell'ambito di azienda sanitaria e 118 che hanno permesso di ottenere medico su ogni ambulanza, il che significa che patologie tipo lo stroke, le reti tempo dipendente sono diventate una realtà che serve da modello, perché se andiamo a vedere i numeri siamo, professoressa Musolino mi corregga, o al secondo o al terzo posto in Italia come eccellenza per la rete stroke. Per la rete IMA abbiamo addirittura superato chi ha fatto il modello 118, cioè l'Emilia Romagna. E come in tutto questo, inoltre aggiungo un'altra cosa, che in patologie come per esempio lo shock anafilattico, l'edema polmonare, il distress respiratorio, non arriveranno mai in ospedale, non avranno modo di arrivare a un'eccellenza. La disabilità, ne ha accennato la professoressa Musolino, i tempi delle reti che noi abbiamo realizzato in concomitanza con i centri di eccellenza e che partono da Tortorici, dai paesi nebroidei, dalle zone più sperdute, da San Piero Patti, per arrivare a Messina dove ci sono i centri di eccellenza, sono state tempo dipendente proprio perché permettono permettono l'evitare la disabilità. Intanto quel filmato mentre senza il sonoro, mentre parla mi la dottoressa, solo un'altra quel filmato cosa. Dei giovani del 118, mandalo. Da un punto di vista economico, sì. L'Agenas che fa questi risparmi, in realtà se noi andiamo a vedere in termini anche di risarcimento danni a carico delle aziende, perché con la legge Gelli che è stata approvata il 28 febbraio le aziende saranno responsabili delle inadempienze come risarcimento danni per le problematiche di danno alla persona che si realizzeranno, e dal punto di vista invece invalidante noi avremo un numero di invalidi sempre maggiore. Quelle che sono le nostre percentuali positive in atto di recupero, con la pioggia, di recupero paziente, diventeranno invece le nostre percentuali di invalidi sul territorio. È stato chiaro? Ma non ci saranno, padre. Come no? Non ci saranno. Il problema è uno che è stato posto. È stato non ci posto sarà medico sulle ambulanze. Il problema è il ministero che non conosceva che l'esistenza ambulanze di questo modello. Sì, però siccome lei ha invocato un principio nazionale per valutare. Ma non si può. Un minuto, abitanti. Sì, però la nostra condizione di rete viale. Bravo, non è questo. Non può essere messa in riferimento all'Emilia Romagna così. Una deroga espressa.
interessa per quelle, aziende, quelle realtà che sono dalle tempi. Ti posso dimostrare tempi, il sistema di tempo dipendenti. La rete tempo dipendente, la rete tempo dipendente è già prevista nel Balduzzi. Quindi la Sicilia è avanti, Messina è avanti, quindi il principio che prevede un'autoambulanza ogni 60.000 abitanti a Messina va in deroga, chiaro, perché c'è questa rete. Chiaro. Mi fate sentire un attimo la professoressa Musolino, sentendo la politica, insomma è giusto che la politica gestisca e organizzi le reti sanitarie, ne ha la capacità la politica? Questa domanda perché lei sa bene che gliela devo fare. Me la risparmi, la prego. Secondo lei è giusto che lo faccia la politica? Non sarebbe meglio che lo facessero dei tecnici? Io penso che la perché diceva che allo Stato uguale politica non avrebbe dato neanche a gestire una bottega di ciabattino. E diceva Don Luigi Sturzo, figuriamoci la sanità. Però un po' la sanità. Dottoressa Musolino, secondo lei io di quali tecnici mi sono avvalso per andare a parlare col ministero? Però mi scusi, dal livello di Picciolo, della dottoressa Pesolino, del dottore Saturno, quelli che hanno scritto. Ma evidentemente l'assessore regionale non si avvalsa. Non lo sapeva. Assolutamente, è pure il ministero. La politica abbiamo un assessore che è all'oscuro di quello che emette. No, stai dicendo questo? Ma è quello che nell'oscuro di questi modelli virtuosi, anche se siamo andati a spiegare. Non è una cosa gravissima. Lo spiegherà la dottoressa Musolino. Lo spiegherà lei quello che abbiamo fatto non oggi, un anno fa. Ma te lo spiegherà la dottoressa Musolino, perché la fai dire a me? No, se lo hai chiesto, non lo sai. Se lo hai chiesto, non lo sai. Che questo 118, se esiste così, e ne ho patito pure una condanna contabile, esiste perché questo cretino nel 2005 da presidente della commissione sanitaria ha messo in piedi il 118 che abbiamo, che è passato da 160 ambulanze a 250 ambulanze in tutta la Sicilia. Lo sappiamo perfettamente, non lo sapeva, fate sentire, non lo sapeva solo Luciano. Fate sentire la professoressa Musolino, alla quale ho rivolto una domanda, e poi Sirna, il manager, prego. Io non rispondo alla sua domanda. Ma ha già risposto. No, però certo voglio dire solo una cosa, io penso che siano cambiati i tempi. I tempi sono proprio completamente cambiati e credo che chi gestisce la sanità in primis devono essere i tecnici, ma i tecnici, come si capiva dalle parole del dottore Sirna e dell'onorevole Picciolo, devono essere persone tecnici competenti. Perché qui potremmo aprire una grande parentesi, ma io non voglio innescare nessuna polemica perché è lontana da me l'idea, io sono per il fare, quindi non mi piacciono le polemiche. Prima di tutto tecnici competenti e poi siamo di fronte a una delle realtà italiane, una realtà italiana, al di là di tutto quello che avete detto, alcune cose le conoscevo, altre no, la regione Sicilia è molto indietro per quanto riguarda, io parlo di quello che mi compete, non invado il campo degli altri. È molto indietro per la rete dell'ICTUS. La rete dell'ICTUS, caro collega, è stata attivata da 20 anni in Lombardia, in Veneto, in Toscana. Aspetti, la regione Sicilia non ha tenuto conto di quel principio a cui faceva riferimento il padre, che io ho apprezzato, ma lui la metteva sul piano umano, sul piano religioso, sul piano del rispetto della persona. Ma c'è anche un principio costituzionale, che è quello dell'uguaglianza, delle cure. Benissimo. Allora, io che vivo in trincea con i miei medici e con loro, con i colleghi del 118, io, per me è una grande sofferenza andare in giro per l'Italia, ai congressi o leggere i lavori e vedere che la regione Sicilia è al terz'ultimo posto per quanto riguarda la cura dell'ictus. Di contro mi riempio di orgoglio e mi riempio di soddisfazione, do atto al dottore Sirna che ha supportato questa procedura interaziendale, ai medici della stroke unit che pur essendo in tre si sacrificano, i medici del 118, perché io aspetti, no io lo sto dicendo, desidero non essere interrotta, perché io non interrompo, non mi dispiace, un fatto certo, no. Non dobbiamo, certo. Non dobbiamo interromperci, è inutile litigare, non dobbiamo interrompere né litigare.
Allora, la cosa grave è che c'è una disuguaglianza tra le regioni, per cui abbiamo il nord verde, il centro giallo, perché anche il Lazio ha qualche problema. Siamo molto contenti perché la Campania sta peggio di noi, la Basilicata sta peggio di noi, però di contenti, cioè ci consoliamo. Però io non mi consolo. Certo, quando poi io vedo che la provincia di Messina, come percentuale di pazienti trattati sugli attesi, è questo qua, che questo è 106. È al 106%, che vuol dire che noi abbiamo trattato tutti i pazienti. Allora è chiaro che è questo che deve fare cambiare rotta sia allo Stato che all'assessorato. Se poi questo non avviene, e qua ci dobbiamo domandare perché. Perché allora qui dobbiamo dire. Ma dov'è Messina? Questa è Messina. Messina e invece allora, la freccia bianca è la Sicilia. Quindi regione, è molto molto più in alto. La regione Sicilia è qui, è al quart'ultimo posto. Mettiamo, questo sì. È al quart'ultimo posto. Noi siamo qui. Noi siamo al 107%. Allora che cosa vuole dire questo? Vuole dire che noi abbiamo il dovere di dare, di garantire a tutti le stesse cure. L'uguaglianza delle cure è un principio della Costituzione, del rispetto della persona. Mussolino, lei ci crede che quindi hai sentito, Picciolo? Lei ha sentito il sottosegretario? Tu hai sentito come governo. L'uguaglianza delle cure è un diritto costituzionale che spetta a tutti i cittadini. Sì. Quindi questo piano... L'uguaglianza delle cure però non è una formula, vorrebbe dire... Che provoca disperanze tra cittadini e cittadini non è ammissibile. Lei sta dicendo una sciocchezza, perché l'uguaglianza delle cure vorrebbe dire come in tutta Italia. Mi perdoni, no, allora lei deve parlare con le leggi in mano. Perché in Italia un'autoambulanza è prevista in Italia ogni 60.000 abitanti. Ogni 60.000 abitanti. A Messina ne toccherebbero 13. Poiché noi abbiamo costruito un'eccellenza a Messina. Tu non c'entri niente con il centro. Tu hai fatto il sistema e ti diamo merito, te ne do io personale, il sistema 118. Siccome qui c'è un'eccellenza con 27 autoambulanze, con un sistema diverso. Mi scusi, ti prego, quando non sai la regola. Ma se la regola politica che tu hai approvato. Di che assolutamente parli? Non di è che parli? Questa è una cosa che viene trattata no, questa fuori, è la verità assolutamente tu no dire. Formica stai dicendo non tu mente allora devi dire. Tu puoi chiedere al non manager che preso, siccome sei facciamo sentire Sienna facciamo se lei vuole fare il disfattista lo faccia grazie voi. Onorevoli grazie onorevoli grazie 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 onorevoli grazie la verità verrà fuori. Onorevole Picciolo, grazie. Onorevole Formica, grazie. Saremo qua fuori. La verità è già fuori, è venuta fuori. Grazie. Tu hai approvato il piano e ha consentito che sia 30 maggio. Il 3 giugno. 30 maggio, perfetto. Per venire qua per far vedere l'onorevole Formica. E verrà anche l'onorevole Formica. Dottore Sirna. Dottore Sirna, grazie onorevole Formica, grazie. Grazie, vedrai. Abbiamo preso l'impegno a giugno. Vedrai. Onorevole Sirna, stavo dicendo. Direttore generale, mantenere. Certo. Ci sono alcune cose che bisogna chiarire. La rete ospedaliera siciliana è stata fatta sulle reti tempo dipendenti ed è stata costruita con il sistema degli ospedali di primo livello, degli SPOC e degli HUB, e questo ha permesso il mantenimento di strutture complesse all'interno degli ospedali che non sono coerenti con i parametri del decreto Balduzzi. Perché se noi parliamo di equità, bravo, dobbiamo parlare che quasi tutte le regioni del nord si sono adeguati al regolamento del decreto Balduzzi, la Sicilia ancora no, è molto ma molto oltre. A vantaggio. Scusa. Questo significa che regioni molto più avanzate di noi, tant'è vero che, come diceva la dottoressa, sono frutto di mobilità passiva, quei tagli che noi ancora dobbiamo fare li hanno già fatti. Questo porta ancora, diciamo, paglia al mulino di quelli che dicono che non contano il numero dei posti letto, non contano i numeri degli ospedali, ma conta il sistema, la organizzazione, i protocolli. Significa che in una regione, in una provincia come quella di Messina, con un sistema di ambulanze
non nel numero, ma nella qualità, nel senso come lavorano, danno i risultati che la dottoressa Musolino diceva. Scusi, sono i protocolli che contano. Allora, siccome, dicevo prima, la rete ospedaliera siciliana è fondata sulle reti depodipendenti, non è coerente che vengano diminuiti le ambulanze. Anzi, le ambulanze devono rimanere quelle che sono. Quelle che devono essere tolte oppure medicalizzate sono quelle attualmente non medicalizzate, che funzionano solamente da tassì, che non hanno nessun senso, perché prendono il paziente e lo portano nell'ospedale più vicino. Quante ambulanze secondo voi ci vogliono? Come allora, ci vogliono, non è problema di quante, bisogna costruire una rete. Due non bastano? No, a Messina no, assolutamente, io sto parlando della provincia, dottore Pentalti. Allora, io sto dicendo, non conta il numero, contano le procedure. Ce ne vogliono 25 con medico? 27 con medico? Sono 38. Scusa, a questo dobbiamo arrivare. Mi fate finire. Devo, sì, sono attualmente mi così. Mi fate, certo, completare un attimo. Così. Prego, mi prego. Completare un attimo. Perché non è il numero delle ambulanze, così come non è il numero dei posti letto che fa la qualità della prestazione. Sono le procedure, sono i nodi di scambio. Noi avevamo un tasso di mortalità sugli IMA elevato in una zona che è quella dei nebroti, perché da Cefalù a Messina non c'era un'emodinamica. Allora la rete ospedaliera ha previsto un'emodinamica a patti che funziona, se funziona il percorso delle ambulanze. Per cui quello del 118 è un problema che si deve affrontare e si deve risolvere, pena il non funzionamento delle reti tempo dipendenti. Devo dire un'altra e due, sì, cose. Poi le devo domandare una cosa. Per rispondere. Perché arrivano da casa. È vero che noi abbiamo la mortalità neonatale più alta d'Italia, ma perché siamo l'unica regione che continua a mantenere punti nascita al di sotto dei 500 nati. Non è vero che abbiamo, non è vero che abbiamo alti tassi di neonatale. Per il Natale la più alta è perché noi continuiamo a tenere punti nascita al di sotto dei 500 nati. Il microfono. Un punto nascita. E per motivi politici scendono in campo i sindaci della zona e l'assessore promette di non chiudere. È un errore. La seconda cosa è che devo dire, non dobbiamo fare solamente la parte di quello che va tutto peggio. Io ricordo a tutti che la mortalità a 30 giorni per frattura di femore in Sicilia fino a 4 anni fa era del 30%. Perché le fratture del femore si trattavano entro le 48 ore solamente nel 2% dei casi. Ora siamo arrivati all'87% e la mortalità è passata dal 30% al 4,5%. Noi tra poco dobbiamo andare in pubblicità. Questo vale per l'infarto, questo vale per la frattura del femore, per cui non dobbiamo sempre dare addosso. Ci sono uguali sistemi del 118 in Italia? Ci sono sistemi del 118 uguali in Italia? No. Mi chiedono da casa, chieda al dottore Sirna, sì, quanti sono i tempi di attesa per fare un'ecografia, per fare una TAC, per fare una risonanza magnetica e qual è l'ultima campagna di screening preventivo che ha organizzato l'ASP 5 di Messina. Allora, credo che lo chiedano in maniera maliziosa. La provincia di Messina, anche questo è un fatto poco conosciuto, è l'unica provincia che ha un sistema unico di prenotazione. Le altre province hanno, ogni azienda, ogni ospedale ha il suo CUP. Per cui Gaetano Sirna si prenota in tutti i presidi, sì, ospedalieri, poi magari ci va in uno, se non decide addirittura di andarsene a pronto soccorso e farsela, sì, fare tramite pronto soccorso la prestazione, sì, non disdice, per cui noi assistiamo a paradosso di liste d'attesa lunghissime e agli ambulatori percentuali bassissime di presenza. La provincia di Messina ha stabilito un CUP unico e soprattutto dall'anno scorso l'azienda di Messina si è impossessata anche delle agende di prenotazione dei privati convenzionati accreditati, che fanno quello che serve, quello che diciamo noi. Per cui i tempi di attesa, tranne per due o tre specialità, l'ecocardiografia per esempio, dove la carenza è dei professionisti, noi abbiamo liste d'attesa che superano i tempi
che sono contingentati dal Ministero. Di quanti giorni parliamo? Proprio? A secondo, io le faccio presente. Un attacco, una cosa, per esempio. L'attacco ormai si fa in tempi reali. Risonanza magnetica, in tempi reali. Anche, le dico... Ecocardiogramma? L'ecocardiogramma abbiamo delle... Due mesi, tre mesi? No, anche due mesi, tre mesi, sì. Ah, e sono... Però, a secondo, guardi, dottore Pintato. Lo chiedo a voi. Ci sono... delle categorie, i medici di medicina generale sì. hanno dei criteri rispetto all'urgenza di fare l'esame, hanno delle categorie, per cui l'esame urgente che viene certificato dal medico curante come urgente, per legge si deve fare entro 4 giorni. Campagna di screening, l'ultima che avete realizzato? La campagna di screening noi la facciamo continuamente, l'ultima sì. sarà... che abbiamo affittato un camper per lo screening della mammografia che dal 20 maggio comincerà a girare tutta la provincia come ha fatto d'altronde l'anno scorso, dove in alcuni comuni abbiamo raggiunto anche il 70% degli inviti eseguiti. C'era un frate che voleva dire che invece i tempi d'attesa sono più lunghi, un confrate, me lo dice al microfono? Qual è la sua esperienza? Bello, quel mantello rosso è meraviglioso, pure io lo voglio, prego. Ho prenotato un attacco nel mese di febbraio, l'ho fatto stamattina. Mese di febbraio, quindi sono febbraio, marzo, aprile, 3 mesi. Può essere che il medico di base non l'ha caratterizzata come urgente. Alle volte, capita, insomma, mannaia, proprio a lei. Spazi di libertà. Continua con grande successo la nostra campagna promozionale primaverile 2017. Wake up, alzati, fatti bene i conti, corri a rinnovare la tua cessione del quinto, passa a Fincentrale perché hai l'opportunità di avere questo fantastico tasso del 5,25, attenzione, TAEG del 5,25, del TAN non ne parliamo perché è irrilevante. Il TAEG è l'indicatore di confronto tra i vari tassi tra banche finanziarie. Il nostro 5,25 è veramente imbattibile, altrimenti non lo scriveremmo così grande. Wake Up 5,25 di TAEG è una promozione riservata solo ai dipendenti statali e pubblici che rinnovano la loro cessione del quinto con Fincentrale, valida fino al 30 aprile 2017. Ancora pochi giorni per cogliere questa grande opportunità per rinnovare la vostra gestione a un TAEG più conveniente. Vi faccio un esempio. Guardate sul vostro teleschermo. Se avete una cessione del quinto, guardate il TAEG del vostro contratto. Probabilmente, anzi sicuramente, è più alto del 5,25. Per cui dovete solo rinnovare subito la vostra cessione correndo da un consulente Fincentrale in via Garibaldi 102 a Messina o telefonando al numero verde ai numeri che già conoscete. Vi faccio un esempio molto veloce. Con una rata mensile di 300 euro in 10 anni, restituendo 36.000 euro, avrete un netto ricavo di 28.120 euro. Questo esempio dà un TAEG del 5,25, un TAN del 3,94, un TAEG del 5,24. Ma ripeto, il tasso più importante è quello più alto, l'indicatore di confronto tra banche finanziarie nel ramo cessione del quinto. Quindi guardate bene il vostro monitor, memorizzate questo messaggio importantissimo, Wake Up 5,25. TAEG del 5,25 per dipendenti statali e pubblici, valida fino al 30 aprile 2017. Per saperne di più venite da noi in Fincentrale. Fincentrale sempre chiara, senza sorprese. Prima di concludere ricordo agli amici pensionati che per loro sono riservate le condizioni eccezionali concordate con l'INPS. Grazie ai prestiti in convenzione con INPS avete l'opportunità di non andare assolutamente presso l'istituto di previdenza, tutti i documenti si fanno e si stampano in Fincentrale, ma soprattutto avete la possibilità di avere un servizio celere perché è tutto online e soprattutto delle condizioni di tasso di interesse di assicurazione concordato con l'istituto di previdenza. Per saperne di più venite in Fincentrale
oppure su fincentrale.it c'è un form, riempitolo e sarete contattati molto velocemente dai nostri agenti che sono disponibili anche per visite a domicilio. Grazie, vi aspetto in Fincentrale. Vuoi trasformare il tuo pavimento o la tua parete in una vera opera d'arte? Con le resine Gobbetto è possibile. L'azienda Giuliano, concessionario Gobbetto, applica su qualsiasi superficie le più svariate tipologie di resina. Resistente all'usura, igienica, atossica, facile da pulire trasformando il tuo pavimento e il tuo rivestimento in un'opera d'arte senza giunti e fughe. Le resine Gobbetto sono una soluzione indicata per locali residenziali, industriali, showroom, ristoranti, con diverse tipologie di lavorazione. Effetto spatolato, effetto vetrificato, decorativo ed artistico. Per qualsiasi informazione su materiale e posa, non esitare a contattarci. Giuliano, Viale Italia 133, Messina. Giuliano, soluzioni esclusive. E allora eccoci qui, la Via Crucis della Sanità Messinese, secondo l'onorevole Picciolo entro il 30 maggio tutto questo sarà modificato e noi ce lo auguriamo. Gli errori materiali, quelli del 118, alcuni pronto soccorso che non devono essere eliminati, alcuni reparti che vanno potenziati come la stroke unit. Allora noi ci colleghiamo con Barbara Turati e con la processione delle barette perché se non sbaglio, eccolo qui, abbiamo il sindaco a Corinti. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Sindaco, ciao. Sindaco, ciao. Noi stiamo parlando dei tagli, Italia 118, oggi è stato pubblicato quel famigerato decreto sulla Gazzetta Ufficiale che taglia le ambulanze presenti. Lei tra l'altro è sindaco metropolitano, quindi rappresenta tutta la provincia di Messina, ma a Messina, a capoluogo in particolare, rimarrebbero solo due ambulanze con medico a bordo. Come stanno le cose? Guarda, questa è una delle cose dove ci dobbiamo indignare tutti, perché pensare di risparmiare sulle ambulanze o sui medici sulle ambulanze è una follia totale, perché assolutamente non si risparmiano soldi, tra l'altro, al di là che parliamo della vita dell'uomo che non ha prezzo, ma quale risparmio c'è? Bastano poche persone che non arrivano in tempo a salvarsi da un ictus. La società paga molto di più per il recupero di quelle persone, perciò oltre a essere eticamente sbagliato è anche stupido dal punto di vista economico. Ci sono alcune cose che non sono comprensibili e chiaramente rappresentando la sanità di questa città metropolitana insieme a tutti gli altri ci batteremo fino all'ultimo e continueremo a chiedere quello che è il nostro diritto, il diritto alla salute e alla vita addirittura. Siamo stati due giorni fa, perdo il senso del tempo, con Picciolo, con il direttore dell'ASP, con tutti gli altri, siamo stati da Faraone a Roma al Ministero della Sanità. E ora, fra qualche giorno, avremo qualche risposta e dopodiché andremo alla Regione. Queste cose non cederemo neanche un millimetro perché è una follia. E noi sul diritto alla salute, che è sopra ogni cosa, non faremo nessuna marcia indietro. Sindaco, questo è chiaro. Se non dovessero e dobbiamo cambiare... stare compatti, vi prego. Sì. Non c'è assolutamente minimamente la possibilità di dividerci. Picciolo sta diventando a Corintiano. Così sindaco. Si perde. No, è notizia. Sto Picciolo è con lei. Corintiano, sì. Forse la ricandida. Non la ricandido, però no, ho apprezzato molto lo stile di Accorinti al Ministero. Sindaco, c'è la dottoressa Melina del 5 Stelle che le vuole porgere una domanda. No, io volevo un'osservazione. Prego. Volevo solamente fare una riflessione. Se abbiamo avuto questa scure sulla sanità, di tagli, legge Balduzzi e quant'altro, purtroppo è solamente perché la spesa sanitaria è stata mal gestita, la spesa sanitaria ha avuto delle sacche di corruzione, di perdita di soldi, di non programmazione che è oculata, per cui c'è stato uno spreco veramente ingente. Tutto ciò si è ritorto contro chi ci lavora, i medici sono stati costretti a turni massacranti a sopportare anche delle organizzazioni carenti.
e quant'altro, ma lui dice sì, è d'accordo, ma chi deve assumersi la responsabilità della gestione anche a Messina? Il Papardo perché è stato costruito per poi fra 5 anni è già predisposto per essere ridotto poco più che un ospedale di base? Perché hanno speso queste centinaia di milioni? Si sapeva che non era supportato dalla rete stradali, che non c'era l'infrastruttura che lo collegassero alla provincia, perché l'ospedale Papardo è un ospedale purtroppo isolato. Quindi o si punta sulla super eccellenza, però deve essere fruibile da tutti, dalla città e dalla... Lo ripeto questo e continuo a ripeterlo. Oppure è stata un'operazione sbagliata, e perché si è stata... Soccorso del Piemonte, perché questo si sapeva, però tutto ciò non è una giustificazione alla politica che ha sperperato in questa città milioni e milioni di soldi a danno dell'assistenza grazie, dei cittadini. Grazie dottoressa Melina, prima di farla parlare abbiamo padre Giovanni Calcara che lei conosce bene, sindaco a Corinti, il parroco sì. del Dazio, volevo che lui ci dicesse quanto pesa questo sistema sanitario, no? sulle condizioni della gente del suo quartiere. Cosa le vengono a chiedere? La gente non si cura come si dovrebbe. La gente va da uno specialista quando ci può andare e non possono pagarsi neanche il ticket. E allora quello che la cassa mutua la gente dice se li prendo le medicine, le altre ci penso signori. Siamo a questi livelli, I soldi. Che la gente e tutti gli interventi che fa l'Herpes Center, 11.000 interventi di volontariato nei laboratori privati, sì. Stanno a indicare proprio che non è garantito, io dicevo appunto dottoressa non so dal punto di vista umano, ma così non è garantito questo diritto alla salute. E quando una politica a tutti i livelli, scusate onorevole, quando si tratta di fare un discorso di partito, maggioranza, ci si perde, no, però perde la politica nel suo insieme, perché facendo questi, scusa onorevole, facendo questi bizantinismi, mio nonno era bello, mio genere era bello, non si viene fuori dai problemi, però scusate. Se io affermassi che tutti i preti sono pedofili, lei si rivolterebbe, sicuramente. E allora ognuno si deve assumere le sue grazie, sentiamo a Corinzi che deve andare via, nessuno è esente da colpire mi alzo. Quindi sentiamo a Corinti. Renato, mi auguro che tu come sindaco possa veramente coagulare l'interesse della classe politica sia regionale che nazionale, perché non avere autoambulanze con i medici significa condannare alla morte i nostri cittadini e questo non è giusto, non è umano. Possiamo fare tutti i G7 che vogliamo, ma quando viene garantito questo diritto, tu come sindaco sei autorizzato a fare da pungolo e da resistenza pacifista passiva come sai fare. Grazie ecco. Sindaco, prego sindaco. Intanto volevo dire che per le persone più povere che sono sia i migranti, gli immigrati, ma anche i molti messinesi poveri, vogliamo tra l'altro fare un poliambulatorio con Emergency. Proprio qualche giorno fa mi ha telefonato Cecilia Strada, che è la figlia di Gino Strada, e a fine maggio si farà un'iniziativa qua e già abbiamo dato i locali, speriamo che loro accettino per fare un poliambulatorio proprio all'ospedale Piemonte, e questo è importante, di Emergency. Poi volevo dare un contributo, perché quello che abbiamo fatto stamattina dopo anni di lavoro è stato finalmente inaugurato, quello che è l'ex istituto marino, che sono oltre 2 ettari con molti immobili. Abbiamo voluto dare tutto per i bambini autistici, perciò per la ricerca e la cura, dove c'è il CNR, l'IRCS, oggi è venuto anche il direttore del CNR nazionale, e questa è un'eccellenza, è importante sapere che è la migliore eccellenza che c'è per i bambini autistici in tutto il sud, perciò è lavoro e la gente non va al nord per fare poi file d'attesa di 2 anni. Sindaco, quando riusciamo a fare qualcosa nella nostra città d'eccellenza, è bene dirlo, perché, ed è stato proprio oggi una mattinata detto, straordinaria. Sindaco, l'abbiamo detto. E volevo dirvi solo questo, non ho dato questo tutto l'ex istituto marino a tante associazioni, perché
abbiamo costruito così un polo d'eccellenza. Potevo fare una campagna elettorale dandola a pezzettini a tante associazioni. Vabbè, non è il suo costume. Oggi sindaco, è una vittoria a sindaco, tutto tondo. Mi ascolti. Abbiamo fatto clientelismo e grazie. Abbiamo ottenuto una cosa straordinaria per l'intera collettività. Volevo chiederle, ed è importante questo che è stato ottenuto, volevo chiederle se non dovessero cambiare le cose così come dice l'onorevole Piccio, lo promette l'onorevole Piccio, e verrà qui a giugno assieme a Formica, se non dovessero cambiare le cose, lei da sindaco della città metropolitana ha intenzione di ricorrere al TAR, perché lei ha parlato di lotta fino all'ultimo sangue. Ma ci mancherebbe altro, tutte le forme di lotta, ho detto tutte le forme di lotta le applicheremo per ottenere questo grande diritto. Faremo dei tavoli per cercare di capire quale cosa migliore da fare, dal ricorso al TAR a qualunque altra cosa, fino alle marce a Palermo, su questo non ci sono dubbi. Grazie sindaco, un'ultima cosa. Ha fatto un... Mandiamo via il sindaco. Congediamo il sindaco. Grazie onorevole Formica. Sì, sindaco, in processione cosa avete chiesto? Sindaco, non mi sente più. Va bene, grazie al sindaco Corinti. Ci vediamo per la chianata, come si chiama? Come si chiama Formicolo, l'anchianata? Sì, Emilio, le barrette in realtà sono già salite. Sentiamo. In questo momento è andata via l'ultima barretta. Io ti saluto, saluto i tuoi ospiti studio, faccio a tutti gli auguri di buona Pasqua. Il sindaco Corinti purtroppo è dovuto scappare per impegni familiari. Insomma, avremo modo di risentirlo nei prossimi giorni su questi argomenti. E grazie a Barbara Durati per questo collegamento che va avanti dalle 18. Sei stata straordinaria insieme alla troupe che ha seguito la processione delle barette, ricordiamo Nino Di Bernardo, ma tutte le confraternite, Nino Principato che ha così sapientemente condotto assieme a Barbara Durati questa lunga cronaca delle barette, anche questi collegamenti. Grazie a Nino Principato. È andato via Nino? Me lo fai vedere Nino Principato, dov'è? È andato via. Vabbè. Architetto Pintaldi soltanto... La Cerca. Sì, ecco. Un saluto in diretta. Nino, grazie. Che c'ha a dire? Bellissimo. Nino, grazie di tutto. Grazie di tutto, Nino. Un pensiero per Messina e per questa città, insomma, che dovrebbe risorgere. Ah, c'è pure Anthony Greco. Facciamogliela fare a Nino Principato, lo congediamo, prego. Nino. Dico, Messina è sì. Post fada resurgo, certo. Cioè questo era un motto antico, dopo il fado io risorgo, però per risorgere ci vogliono le istituzioni che funzionano, i cittadini che funzionano e che quindi ci sia questo amore smisurato, amore incondizionato verso la città, come ce l'avevano i nostri antichi progenitori. Io dico sempre che non si può costruire il futuro senza guardare il passato. Nino, ma c'è stato... Diceva William Faulkner, il passato non è mai morto, anzi non è neppure passato. Quindi non pensiamo in maniera da presentuosi, che guardiamo sempre verso il futuro, verso l'oltre, dimentichiamoci del passato, perché il passato ci serve da insegnamento. E quindi le manifestazioni, le processioni, la Settimana Santa, la Vara, sono tutte cose da tenere in grande considerazione. E devo pure dire che per le varette, grazie a degli sponsor, due sponsor in particolare, che si sono fatti avanti con un contributo e hanno dato una grossa mano d'aiuto a questa processione che ha 400 anni di storia. Grazie Nino Principato, grazie a Anthony Greco di Fincentrale, grazie anche a... come si chiama l'altro sponsor che abbiamo avuto? Sì, adesso, come? Vabbè. Idalcase, Giuliano, ma insomma, la memoria dobbiamo andare tutti a geriatria. Grazie a voi, chiudiamo il collegamento, buonanotte a tutti e buona Pasqua a voi che siete stati fuori. Abbiamo gli spazi di libertà. Ciao. E poi l'ultimo giro. Eccoci qua, no, chiamo il 118 che è attivissimo. E allora, la Via Crucis della Sanità Messinese è il titolo di questa puntata. Antonella Russo è stata buonissima oggi. Devo dire che mi ero quasi dimenticato della sua presenza.
Non è il mio costume stare buona, prego. Però stasera noi abbiamo gli ultimi minuti, gestiamoceli, ognuno faccia interventi più brevi, prego. Allora, io ho fatto, diciamo, ho ascoltato con molta attenzione quello che gli altri ospiti hanno detto e a sentire le parole del direttore Sirna e anche dell'onorevole Picciolo, bene o male, dico, le cose sono, diciamo, più positive che negative rispetto a questo piano sanitario. Però se il problema, dottore Sirna, non è il numero dei posti letto, se il 118 è certamente un modello da esportare in tutta Italia, ma qualora rimanga così com'è, perché se così com'è non rimarrà, è chiaro che avremo il tassì sanitario che porterà l'ammalato nella struttura più vicina, con tutti i danni terribili che la professoressa Musolino all'inizio ha elencato. Però quando l'onorevole Picciolo parla di errori materiali che da qui a breve saranno corretti, io che non sono medico ma faccio l'avvocato e giuridicamente so cosa significa errore materiale, significa che se per errore questa penna io l'ho chiamata matita, la matita si cancella, si corregge e diventa penna, ma non può essere un errore di natura sostanziale, di natura economica, che ha refluenze anche di altro tipo di natura, perché se no errore materiale non è più. Quindi la cosa un po' mi preoccupa, caro Beppe, io sto ad aspettare come cittadina, perché spero che siano errori materiali. Ti spiegherò perché il minor costo, il 118. Quindi quelli che sono a discapito di Messina, io spero che siano tutti errori materiali. Al dottore Sirna chiedo, la chiusura del reparto di malattie infettive del Papardo è un errore materiale? Punto di domanda. La paventata chiusura, no, completo e poi non parlo più. Ah, ok, è stato declassato. La paventata chiusura del pronto soccorso pediatrico del Policlinico, che sta allarmando tutti, è errore materiale pure quello oppure no? La chiusura, non so se sarà declassato, se chiude, la cardiochirurgia pediatrica del Papardo, è anche quello un errore materiale o meno? E dov'è? No, oltre che a Taormina in città non c'è da nessuna. C'è una cardiochirurgia adulti. Ah, ok, non pensavo che ci fosse. Però io non so se da Taormina passerà a Palermo, come si suol dire, però anche questo è una domanda che mi volevo fare. Inoltre, Patti, so che è stata qualificata, avevo preso qualche appunto in questa struttura come un ospedale di base, ma avrebbe probabilmente, da quello che ho sentito dire, anche potuto essere classificato come un DEA di primo livello, perché ci sono strutture e anche unità operative diciamo che sono molto più alte di una unità di base. Cosa succede se poi viene un manager oppure un assessore regionale alla sanità che dice no, io ho qua un ospedale di base, declasso Patti e lo mantengo come ospedale di base visto che non è strutturato come DEA? Punto di domanda. Punto di domanda, sì, sto completando. Milazzo e Barcellona sono DEA, però fondamentalmente sono stati quasi completamente riuniti in un unico ospedale. E allora, è declassati anche probabilmente, quindi voglio dire che vada, fra virgolette, tutto bene, tranne la correzione di questi errori materiali, qualche dubbio obiettivamente ce l'ho. Come so che qualche reparto è rimasto, sono stati tolti i primari, il primariato di qualche reparto. E mi chiedo come sarà possibile gestire questi reparti senza i primari, cioè chi garantirà e chi gestirà il lavoro degli specialisti di questi reparti. Concludo. Io non volevo fare la battuta, onorevole Picciolo. Non volevo fare la battuta. Onorevole Picciolo, non volevo fare la battuta, ma la telefonata a Renzi o al ministro Lotti o a Davide Ferrone è più facile che la faccia lei piuttosto che io, piccolissimo consigliere comunale di Messina, perché Sicilia Futura non è fratello, dico forse di più, del partito. Io l'ho fatta e li difendo perché ho avuto garanzie da loro. No, io difendo la mia città. La differenza è questa. Io credo nell'onestà delle persone fino a prova contraria. Stavo completando. Ma io, assolutamente, io dovevo rispondere per un fatto politico. Non ho interrotto nessuno. Non credo di aver attaccato il Partito Democratico. Io ho detto che non lo difendo a spada tratta per partito preso, perché difendo la mia città e la Ma lei lo boccia Faraone in questo? Io lo voglio dare all'opera. Cucciardi sì, io lo boccio. Quello che ha fatto finora lo boccio. A gennaio aveva detto che non avrebbe tolto un posto letto in nessun presidio ospedaliero siciliano e mi pare che questo su Messina non sia stato fatto. E questa è notizia. Concludo dicendo, dopodiché non parlo più,
che secondo me in via preventiva andava fatta un'analisi di domanda e di offerta più che analisi meramente economica e finanziaria, di domanda e di offerta della città, anche in un accordo complessivo di pubblico e privato convenzionato, perché il privato convenzionato incassa i soldi il privato, ma li spende lo Stato, cioè li spende il cittadino. Grazie, grazie. Onorevole Formica, lei crede... Fammi parlare prima, fammi concludere a me. Ma lo decide lei. Ma che decide lei ora? C'è. No, non decidere. Volevo chiederle, lei ci crede a questo fatto del 30 maggio? L'ho sentita molto parlare, scettico. Allora, mi stai facendo parlare ora? Sì. Ne tengo conto che devo iniziato io. Ma lei può parlare anche dopo. Chi glielo dice dopo? Io parlo quando ci sono. Esatto. Allora, io non... Intanto non è che non ci credo io, non ci crede la logica, è la logica che non si può fare, lei dice. Allora, ascolta. Le bugie devono avere, come dire, non devono avere le gambe corte, dovrebbero avere le gambe lunghe. Ora, ma quando i responsabili per essere credibili dovrebbero avere le gambe lunghe, quando ce l'hanno corte sono poco credibili. Ora, noi dobbiamo partire da un dato di fatto: il responsabile massimo della sanità nella regione siciliana ha detto questo piano non si può toccare neppure di una virgola, deve essere applicato così com'è, e la procedura di revisione è una procedura che è uguale a quella che ha portato all'approvazione della rete ospedaliera. Significa, tradotto, l'assessore propone una modifica, va e fa una delibera di giunta, dopodiché questa delibera di giunta la porta in commissione sanità e poi la manda a Roma per essere approvata. Questo è il percorso. Sugli errori materiali di cui si parlava, è ovvio che ha la delega l'assessore per correggere, come bene diceva la consigliera Antonella Russo. Come diceva benissimo la consigliera Russo, da avvocato, è ovvio che se io scrivo la matita al posto della penna, quello è un errore materiale, certo, e lo posso correggere, certo. Sono autorizzato a farlo, ma cambiare un reparto non lo posso fare. Se tu mi fai intervenire di nuovo, ti dico la mia sulla questione sanità in Italia, perché sono state dette alcune fesserie, te le sintetizzo subito. Sono state dette alcune cose che non corrispondono al vero. Primo, noi spendiamo come Stato, come Italia, meno di tutti nel mondo occidentale e abbiamo una delle migliori sanità. Quindi non è vero che ci sono spese eccessive, perché la sanità italiana costa circa 1.570-1.600 euro pro capite, in Germania costa quasi 3.000, negli Stati Uniti costa quasi 5.000 euro pro capite, in Francia costa 2.200, in Inghilterra 2.400. Poi i soldi per salvare le banche, 20 miliardi, li trovano, ma aspetta. Quindi ciò non vuol dire che non ci sono sprechi, è certo che ci sono gli sprechi, quindi non è un problema di risorse. Sulla rete tempo dipendente, come bene ha spiegato la professoressa Musolino, dico professoressa perché pure io ho fatto esame con lei non se lo ricorda mai. Sulla rete tempo dipendente, com'era, bravo? E qui, non se lo ricorda. Quanto ha preso la professoressa Musolino? Non me lo ricordo manco io. Ormai è passato molto tempo. Ma... 18 dice sì. No, 18. No. Vabbè. Non mi fate dire 30. Penso di essere uno. Ero uno che studiava molto, ma era uno che capiva veloce. Vabbè. Molto veloce. Completiamo. Quindi stavo dicendo. La rete tempo dipendente, che è tutto vero quello che è stato detto, perché infarto, ictus, sì. Noi lo possiamo risolvere solo con quello, sì. E quindi quello che hanno fatto col 118 è solo la follia, sì. Poteva essere guidato solo dalla follia. Ti voglio dire che sul 118, quando abbiamo raddoppiato in commissione sanità le ambulanze, 2005, la Corte dei Conti ha chiesto un parere al Ministero, si è fatto nominare, si chiamava Messina, il perito del Ministero per pronunciarsi contro di noi allora, no? Contro di noi abbiamo fatto. Il perito che si è fatto nominare la Corte dei Conti allora, che era Messina del Ministero, ha detto gli dovete fare gli elogi alla Commissione per aver raddoppiato le ambulanze, perché solo così si stanno avvicinando allo standard nazionale. Quindi dov'è il nodo di questa rete? Che contraddice ciò che espone.
Se da Cefalù, come diceva il manager Sirna, a Messina mancano le strutture essenziali, noi qui abbiamo una delle migliori eccellenze d'Italia, che è la neurochirurgia a Messina, non solo della Sicilia ma d'Italia. Questo lo posso dire io, perché pazienti anche miei, io c'ho le mutande. Dobbiamo concludere. Non operata a Padova, a Pavia, sono stato operato a Messina 5-6 anni fa e ancora sono in vita. Però se da Cefalù a Messina manca l'essenziale, dov'è la coerenza di ciò che ha detto questa rete ospedaliera? Grazie. È lì. Grazie, la grazie, contraddizione. Grazie, dottore Formica. Abbiamo proprio pochissimi minuti. Che diciamo quelli che a colmare quelli che saranno i vuoti lasciati da questa diciamo da questa nuova rete ospedaliera che insomma sarà sicuramente sentita sul territorio e sarà carente. Mi auguro che questi vuoti vengano colmati da una correlazione territoriale importante, perché in altre regioni diciamo pilota come il Veneto, l'Emilia Romagna eccetera, contestualmente al taglio dei posti letto per acuti intendiamo, hanno attivato i posti letto nelle strutture intermedie in maniera tale che il cittadino non senta diciamo di essere abbandonato, perché in questa maniera si creerà un gap importante e bisogna colmarlo. Grazie. Al più presto. Grazie dottoressa Melina, noi dobbiamo veramente chiudere, abbiamo il dottore Picciolo, mi arriva una domanda, mi dicono di chiederle, ma è vero che quella riunione dei direttori generali che disegnava una certa rete ospedaliera è stata totalmente disattesa? Sì. Sì, sì? Totalmente no, non è stato utilizzato il documento unitario che avevano sottoscritto i direttori generali, perché il Ministero, così dice l'assessore in commissione a verbale, non ha tenuto conto di questo documento unico. Io voglio dire una cosa per tranquillizzare l'amico Formica e anche la dottoressa, tranquillizziamo i cittadini. Io credo negli uomini, fino a prova contraria. Ho creduto, credo nella forza delle idee e credo nella forza, nella capacità degli uomini, come abbiamo avuto con Formica, che oggi è su un versante opposto, per l'ospedale Piemonte, di realizzare l'ospedale Piemonte, di tenere la famosa luce accesa che c'è ancora. Sirna dice, dal punto di vista della programmazione sanitaria, grande errore. Io so bene che è stata una grande forzatura, ma che la città di Messina voleva. Oggi io credo nella parola data da Faraone, dal ministro Lorenzin e da Gucciardi. Hanno preso un impegno formale che entro il 30 di giugno correggeranno 30 giugno correggeranno gli errori materiali e il prospetto generale sarà integrato con gli atti mancanti che sono contenuti nella commissione da una mia risoluzione che posso dire con un minimo di presunzione è la summa teologica degli errori mancanti della provincia di Messina, ivi compresa Barcellona, che è la vera nota dolente di questa vicenda. Rimarrà il pronto soccorso di Barcellona. Io mi auguro che il dottore, sicuramente Sirna non lo chiuderà, certamente bisognerà fare in modo, sicuramente non lo chiuderà, guarda Sirna, sicuramente non lo chiuderà, se non prima avrà creato le condizioni alternative. Ottenere consenso elettorale, dottoressa, ma dire la verità. Dottoressa, ma siccome la verità è il 30 verità, giugno, mi scusi, onestà, ma lei può aspettare, lei può aspettare fino al 30 giugno? La centralità della sanità deve essere il diritto della salute. Dottoressa, grazie. Ma queste sono parole vuote. Io le parlo, le faccio. No, sono parole vuote. Lei mi potrà attaccare se il 30 giugno quello che io ho detto oggi non è mantenuto. Questo è populismo, scusi, e chiudo qua. Grazie, dottore Picciolo. Dottore Sirna lo chiuderà il pronto soccorso di Barcellona. Il populismo è il suo. Rimanendo così. Il populismo è questo. Grazie, dottore. Lo chiuderà? Io sono un direttore generale. Sì. Esce un decreto che per me è legge. Quindi lo chiude. Lo chiuderò nel momento in cui il pronto soccorso di Milazzo sarà in grado di rispondere al fabbisogno dei 22.000 persone che vengono da Barcellona. Lo dico io. Perfetto, ovvero perfetto. Mai. Formicola, volevo presentare gli uomini della confraternita. Maurizio Formicola, per legge. Li presenti? Sì, allora, andiamo dal profano. Antonella Russo, grazie.
siamo in chiusura, non possiamo riaprire. Andiamo dal profano al sacro. Allora, sì. Innanzitutto è stata una bellissima processione, molta affluenza di pubblico, ma tanto pubblico, mai come quest'anno. Poi volevo presentare i miei confrati, il Vittorio Marchese e il governatore. Governatore, buonasera. Vittorio Marchese, buonasera. Salvatore De Stefano. San Liberato. Perfetto, grazie, grazie. Mi fate sentire la voce che non l'ho sentita di Enzo Andaloro. Enzo Andaloro, da questa puntata che ne ha tratto, verrà fuori secondo lei questa modifica, come dice Piccio? Ma chi crede? Io dico semplicemente che il modello centrale operativa, e quindi 118 territoriale, ad oggi, prima del decreto, era un'eccellenza. E lo ha dimostrato nei fatti. Io spero che le parole del dottore Picciolo siano realistiche, che verrà mantenuto il sistema, perché oggi come oggi la centrale operativa è il punto di riferimento per quanto riguarda di tutti i cittadini della nostra provincia. Dottore Sina, cosa voleva aggiungere? Volevo aggiungere solamente che la rete del 118, così come è stata fatta nella provincia di Messina, che preveda anche la possibilità di fare a 118 il trasporto secondario, si rivelerà anche un risparmio economico notevolissimo. Per cui io, da direttore generale della provincia di Messina, le ambulanze del 118 non le chiudo. Grazie, grazie, grazie. Anche, mi fate fare un problema. Dottore, se lei ha posto un problema, è un problema risolto. Non possiamo riaprire. Non c'è. Non possiamo riaprire, Formica, dottore Picciolo. Non c'è. Onorevole Formica, non grazie. Non insiste. Grazie per non averci seguito. Io ho un ultimo stacco pubblicitario che tra poco... Un attimo solo. Chi è che mangerà agnello? No, dottore Sirna. Dottore Sirna, siamo in puntata. Chi è che mangerà agnello a Pasqua? Alzi la mano chi mangerà agnello, vediamo, lei non lo mangerà, nessuno mangia agnello. Il padre. Nessuno? No, io proprio non ne mangio. Non perché siate berlusconiani. Io non sono carnivoro, ma non lo mangio. Lo auguriamo a modo suo. Berlusconiano. Può darsi che diventa. Se permettete, se Berlusconi fa i fatti, saremo buoni. Padre Calcara, auguriamo buona Pasqua ai nostri telespettatori. Padre Calcara, grazie, onorevole. Non vogliamo più chiacchiere. Prima di credere. Padre Calcara. Prima di credere. Gliel'ho detto. Grazie. Te lo faccio vedere. Padre prima Calcara. Di credere alle persone. No, dottore Sirna. Prima di dottore credere Sirna. Alle persone, io. Silenzio. Io direi di credere prima alla verità. Guardando da cittadino, mi accorgo quanto sia distante questo modo di fare politica, questo modo di non dare risposte. Perché quando vi trincerate dietro le promesse della serie, potevate pensarci prima. Uno che legge i giornali, i disservizi sul territorio e soffre di questa mala politica, capisce perché le cose purtroppo in Italia vanno male. Ma siccome la Pasqua è passaggio di risurrezione, risorgiamo dicendo una persona che dica questa è la mia colpa e non faccia promesse su promesse. Di promesse ne abbiamo sentite tante. Queste sono chiacchiere, i fatti sono altri. Grazie, purtroppo. Grazie padre Calcara. Mi dispiace. Spazi di libertà, spazi di libertà, sigla e buona Pasqua a tutti. Nell'arredamento non sempre la qualità corrisponde al maggior prezzo. Outlet del mobile Spartà, una grande superficie espositiva a poco più di 20 minuti dal centro della città di Messina, uscendo dal casello di Villafranca e procedendo 10 minuti direzione Messina. Ampio parcheggio, tantissime offerte in pronta consegna, prezzi speciali per arredamenti completi, residence alberghi, cucine componibili a partire da 995 euro, camere da letto a partire da 590 euro, divani letto a partire da 330 euro, tavoli allungabili a partire da 150 euro, sedie a partire da 20 euro, camerette a partire da 499 euro, pareti attrezzate a partire da 399 euro, divani a partire da 290 euro, materassi a partire da 69 euro. Tantissime offerte in pronta consegna. Per questo mese, promozione 12 mesi tasso zero. A Spartà. L'8
Lucio Belluso, leader a Messina nell'arredo bagno e rivestimenti. Dall'esperienza decennale maturata nel settore, Belluso oggi riesce attraverso i propri consulenti a consigliarti professionalmente ed economicamente nella scelta degli articoli più adatti alle tue esigenze. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, Atlas Concord, FAP, Arblu e tanti altri marchi per la clientela più esigente. Prima di fare la vostra scelta, visitate il nostro showroom a Camano, all'uscita autostradale di Messina Centro. Proverete la nostra professionalità ed esperienza. Belluso, rivestimenti arredo bagno in via comunale 83 Camaro, Messina. La Gold & Gold Mercato dell'Oro è la prima e unica azienda aperta al pubblico in città, autorizzata da Banca d'Italia al commercio di oro, permettendo così ai propri clienti di acquistare presso l'unica sede di via Santa Maria Alemanna 3638 Messina lingotti e monete d'oro, per un regalo o per un investimento sicuro che duri nel tempo. Presso la nostra sede sarà possibile acquistare o vendere oro, argento e preziosi in qualsiasi forma e stato. Dopo i crolli bancari, l'oro è ormai diventato l'unico bene rifugio sicuro, uno strumento finanziario a tutti gli effetti che vendiamo in esenzione IVA, permettendo a chi lo acquista di fare trading, avendo in mano fisicamente il bene e potendo disporne a piacimento. Gold & Gold, mercato dell'oro, rispetta le leggi sulla privacy, garantendo la totale riservatezza sull'acquisto o sulla vendita dei vostri preziosi. Gold & Gold, a Messina, in via Santa Maria Alemanna 3638. Gold & Gold, massima trasparenza, quotazioni in tempo reale, pagamenti immediati. Me pizca, 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 me p